quanto è bello. Mi sono innamorato, appena ho aperto il pacco ho detto no, è troppo bello questo Albelli. E con questo vi annuncio che ho intrapreso una collaborazione con Eurotank, che è distributore per eccellenza di tutti quelli che sono kayak e Albelli. Quindi fate un salto a vedere di cosa si tratta e quello che hanno a disposizione. Vi lascio il link qui sotto, così che potrete dargli un'occhiata. Allora ragazzi, andiamo a vedere nel particolare quelle che sono le caratteristiche principali di questo stupendo mezzo che a primo impatto sembra veramente ingombrante, grande, ma alla fine ha qualcosa in più. Allora, innanzitutto è di essere veramente compatto. Al primo impatto la prima cosa che ho notato è stato il fatto di avere queste scatole dove riporre all'interno tutto quello che ci interessa per quanto riguarda le esche, e vedere le loro dimensioni mi ha fatto capire che veramente questo Belli ha tante capacità, e soprattutto sia in fase di pesca ma sia in fase di carico, quindi inteso come mettere molta roba rispetto ad altri Belli che hanno scatole oppure borsoni che sono esterni, quindi la capacità è molto limitata. Qui invece ne abbiamo addirittura tre, che sono dimensioni veramente enormi. Possiamo vedere una, due, tre. Questa è la più grande, dove possiamo anche alloggiare una batteria, dove potremmo collocare quello che è il nostro motore elettrico. Infatti, parlando di motore elettrico, abbiamo anch'essa, che è la staffa che ci permette di montarlo. Ovviamente i motori elettrici saranno molto limitati, quindi massimo 28 litri, però comunque ci basterà perché il mezzo non è così pesante, quindi non abbiamo bisogno di motori con potenza elevata. Un'altra cosa particolare molto utile sono le ruote, ragazzi. Le ruote servono perché se abbiamo dei spostamenti, non dico lunghissimi, però comunque che hanno bisogno della nostra forza per tirarlo su, le ruote ci vengono incontro, che noi lo trasciniamo e sforziamo molto meno e ci rendono la vita molto più semplice. Questa tipologia è dotato di connettori Rail Blaza che mi permettono di attaccare quello che è l'eco scandaglio oppure tutti quelli che sono accessori esterni che mi permettono di mettere una GoPro esterna, bracci allungabili, bracci per la sonda, tutto quello che mi occorre. E ne ho a disposizione 4, quindi penso di metterne uno per l'eco scandaglio, un altro per la GoPro e un altro ancora dietro, che non si vede, ce n'è un altro per una ulteriore GoPro. È dotato di 6 portacanne posteriori, 3 da una parte e 3 dall'altra, che mi permettono di, oltre a utilizzare quello che utilizzerò lateralmente per mettere le mie 4 canne, altre 6 dietro. Quindi ragazzi, ho una serie di opzioni e posso veramente caricarlo senza avere problemi. È spettacolare. La seduta è di un materiale plastico ricoperto di tessuto, molto resistente, quindi che sostiene molto bene la schiena. Un'altra cosa veramente ottima che sta sotto un piccolo scompartimento dove io ho alloggiato il mio trasduttore per l'eco scandaglio. Lo utilizzerò appunto per essere meno ingombrante, quindi essere pulito ai lati e permettermi di viaggiare anche con le ruote in tutta comodità, senza avere bracci esterni che mi potrebbero penalizzare o potrei anche rovinare quello che è il trasduttore stesso, e quindi tanti aspetti. Ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Come al solito vi ringrazio, vi invito come sempre a iscrivervi ai canali qui sotto che vi ho messo in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao ragazzi!